come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Si lodato Gesù Cristo, celebriamo carissimi fratelli e sorelle la solennità della Pasqua. Cristo, mia speranza, è risorto. È la gioia della fede cristiana, la festa della Pasqua è la festa più importante di tutto l'anno liturgico della Chiesa e di noi cristiani. Dal Vangelo secondo Giovanni, il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per prima al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. Questo Vangelo ci dà l'annunzio della Pasqua, dicevamo poc'anzi, l'annunzio della risurrezione del Cristo. Gesù stesso l'aveva detto: «E il terzo giorno risorgerò». Però il racconto si apre con questa scena che potremmo dire ancora triste, perché segue il racconto della passione e della morte. Con la morte di Gesù era morta anche la fede, possiamo dire, dei discepoli. E questa donna, Maria di Magdala, che rappresenta un po' tutta la comunità messianica, è messa lì alla prova. San Giovanni, l'Evangelista, da cui è stato tratto questo brano, non ci presenta il racconto delle altre donne così come fanno i sinottici. Ci parla semplicemente di questa donna, di Maria di Magdala. Lì siamo rappresentati tutti noi. Questa donna è sconvolta, soprattutto è avvolta nel buio della notte, senza speranza. Va al sepolcro, ma va per andare a piangere davanti al corpo morto di Gesù. La morte sembra dominare anche lo stesso silenzio, il buio, tutte queste cose sembrano celebrare la vittoria di questa sconfitta della vita e quindi il trionfo della morte. Ma la scena subito dopo cambia. Ecco che cosa avviene. Maria scorge il sepolcro vuoto. Inizia così questo nascere di una speranza, anche se inizialmente lei aveva pensato che qualcuno avesse trafugato il corpo di Gesù. San Gerolamo, commentando questa scena evangelica, dice
era impossibile che si trattasse di un rapimento del corpo di Cristo, perché se così fosse stato, i ladri che avrebbero preso il corpo del Cristo non si sarebbero presa la cura di prendere il sudario, di piegarlo, di poterlo deporre in un luogo a parte. Che cosa fa Maria di Magdala a questo punto? Ecco i verbi che sono tutti in movimento. Corre, arriva dagli apostoli, Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava, Giovanni, quindi anche loro si mettono in cammino. Giovanni corre di più, arriva per primo. Giovanni è il simbolo dell'amore, Pietro quello del primato, l'amore arriva per prima, ma rispetta sempre il primato, riconosce, crede, ma ha bisogno di quella che è, di quello che è il conferimento di ciò che è avvenuto. Tant'è vero che poi entra per primo Pietro. Giovanni sta al di fuori, aspetta che arrivi Pietro, e di Giovanni poi si dice vide e credette. Ci sono due verbi che invito alla riflessione per me e per ciascuno di voi in questa Santa Pasqua, carissimi fratelli e sorelle. Siamo invitati da questo brano del Vangelo a soffermarci su questi due verbi, uscire e vedere, per divenire pellegrini della fede, per poter scorgere, per poter cogliere il mistero di questa sorpresa di Dio Padre che ci ha fatto mediante la risurrezione del suo figlio, abbiamo bisogno di uscire tutti quanti. Uscirono, si recarono al sepolcro. Abbiamo bisogno di fare fronte a questo cammino spirituale per lasciarci sorprendere dalle meraviglie, da tutto ciò che cambia, da un destino bello alla nostra vita. Uscire per poterci lasciare provocare, per abbandonare il nostro stato di lutto, di pianto, di non speranza, per essere illuminati dalla luce, dalla gioia, dalla gloria e poter contemplare il Cristo risorto. E l'altro verbo, dicevo, è vedere. Ecco, la donna che ha visto le bende, i due apostoli che vedono e poi credono, siamo chiamati in questo vedere a collegarci con quando Gesù aveva detto: il figlio dell'uomo verrà consegnato nelle mani dei carnefici, verrà messo a morte e il terzo giorno risorgerà. I segni della passione ci conducono alla manifestazione della risurrezione, della vita, della novità che Dio ha preparato per l'uomo di oggi, di ieri e di ogni tempo. Siamo chiamati nella festa della Pasqua a scoprire attraverso le sacre scritture come il Figlio di Dio che si è consegnato volontariamente alla morte ci porta alla Pasqua di risurrezione per Lui, alla Pasqua e alla vita eterna per ciascuno di noi. E con questo desidero augurare a tutti voi, alle vostre famiglie, alle nostre comunità, alla Chiesa intera, buona Pasqua, perché possiamo cogliere questo messaggio del Vangelo e portare, recare quella stessa speranza di gioia che viene data a noi, a tutti gli uomini di buona volontà. Buona Pasqua. Nel tempio del mio Signor, come un chicco di frumento, qualcuno se mi
mio Signore.